Vorrei fare un breve stacco per darvi la possibilità di comparare due suoni, l'uno prodotto dalla natura e l'altro prodotto dall'uomo. Beh, se fra questi due vi è piaciuto di più il rumore delle cavallette, io ritengo che voi siate, usando un termine arcaico, dei passatisti irrimediabili. Se le filande di Londra fossero ancora piene di vapori e di sibili, se l'Ottocento tornasse con tutto il suo ruotare di meccanismi rumorosi, e se noi fossimo accecati dalla voglia del nuovo, potremmo riscrivere pagine come questa. Dai pressi di Colle Satta fino alle porte di Terni a un incrociarsi di canali, d'opere idrauliche e idroelettriche portentose. È una fuga di bagliori in mani di opifici in azione. È una selva di comignoli fumanti nella valle ubertosa. È un formicolio di volenti che s'agitano nella vita febbrile dell'industria moderna. Ove comincia la conca ternana, dominio, altra volta, di cure agricole magre e primitive, sorge ora la città siderurgica, la città dell'acciaio, delle armi, dei tessuti, che anela a nuove vie più larghe, più rapide, più feconde di vantaggi industriali. Quella letta è una citazione tratta dal libro di Giampaolo Gallo, Grande industria e società a Terni fra 8 e 900. Il volume è come un film che svela un passato tanto recente e vicino, per quanto sconvolgente è la diversità di giudizio che ne davano i contemporanei da quella che oggi, demonizzando l'uomo che usa l'ambiente, se ne darebbe. Ma sentite ancora. Arrivati all'altezza di un poggio, donde io mi avvisava si potesse vedere senza ostacolo la conca ternana, vi menai la forastiera, per farle abbracciare con un solo sguardo la città e la valle sottostante. Il mio disegno riuscì a meraviglia. Da poiché affacciati sul ciglione si aprì al nostro sguardo il panorama più variato e delizioso che occhio umano potesse vedere. Nel mezzo della valle, chiusa all'intorno come un campo trincerato dagli ultimi contrafforti del subappennino, sovrastati verso l'Aquilano dalle punte nevose del Terminillo e del Gran Sasso, sopra un verde tappeto guizzante di luce riflessa ai raggi del sole, dai molti ruscelli e canali industriali e irrigatori che tagliano per ogni verso la pianura per andare a riversarsi nell'ombrosa nera, giace la città fra le sue mura torride. Una quantità di alti e sottili camini eruttano globi di fumo. Si alzano presso i suoi grandiosi opifici quasi per incensare la vanità della fata, trasformandosi nella notte in candelabri ardenti che diffondono intorno ad essa una luce smagliante che impressiona e commuove ad un tempo chi sente per il progresso delle nostre industrie un senso di compiacenza e di orgoglio.
Il fischio dei molti treni che si incrociano alla stazione in continuo moto verso gli stabilimenti e le linee Roma, Ancona, Rieti, L'Aquila, il sibilo delle macchine, il battere del gran maglio, il muggito delle vaporiere che chiamano gli operai a raccolta, contribuiscono a mantenere sempre desta quella vita ed operosità che invano cercheresti in altra città anche di maggiore importanza. Fanno di controcornice al bel quadro una serie di colline lussureggianti per vegetazioni ricche di casali e romitaggi, che si estendono in cime ondulate dai balduini a Narni, ove l'orizzonte si allarga verso i monti Amerini e Martani. Miss era rimasta colpita da questo inaspettato orizzonte e non cessava d'esternarmi la sua meraviglia esclamando «Stupendo, magnifico!», mentre col sussidio del suo binocolo cercava di avvicinare tanta seducente bellezza. E ancora dal libro di Giampaolo Garlo, le due visitatrici vengono quindi condotte dentro le acciaierie. Cari amici, come vi avevo promesso, in questo programma troveranno posto anche interviste sul tema principe. Quest'oggi gli intervistati saranno l'ingegnere Amedeo Cutini e il signor Francesco Pucci, montatore cinematografico. Buon ascolto. Ingegner Cutini, discutendo prima quando gli ascoltatori non ci sentivano, parlavamo appunto della sua passione per il lavoro che in fondo ha scelto, che è quello appunto di, mi permetta di definirlo così, di dedicarsi al cemento. Beh, alla natura, io direi, più che altro alla natura, cioè nell'interpretazione umana della natura, cioè dare un senso a questa natura così incolta, direi, ma incolta sotto un profilo proprio culturale del termine, cioè selvaggia, amorfa, anonima, e ordinarla, dargli un'immagine più a misura dell'uomo e quindi fatta con i materiali che usa l'uomo, il cemento, il tondino. E che altro? Silicone, le plastiche, materiali creati, forgiati dalla scienza, dall'essere stesso dell'uomo. E appunto, con l'uso di tutti questi materiali, di questi organizzati tramite ancora la scienza, l'intelletto umano, tramite un'architettura del paesaggio, arriviamo a costruirlo. Come dicevo, a misura d'uomo. Mi permetta di interromperla un momento. Ecco, questo paesaggio, chiamiamolo artificiale, di cui lei parla, già è stato ripreso più volte dal cinema e dalla televisione. Ecco, il signor Pucci, che è del settore, può dirci qualcosa a proposito? Guardi, è stato un po' troppo esageratamente usato l'uso del colore, secondo me, nel cinema, per evidenziare una natura che in fin dei conti è anche troppo piatta. Lei vuol mettere un taglio di luce in una struttura moderna, una carrellata lentissima che sfiora i pavimenti, i marciapiedi, questi materiali puri, questi materiali in un certo senso realmente igienici. Sì, sì, la purezza del vetro anche, no? Mi scusi, adesso non interrompo. Prego, prego. La purezza del vetro, i grattacieli color specchio che riflettono se stessi, il paesaggio, capisci che diventa riflessione del paesaggio stesso, il grattacielo a specchio che riflette un altro grattacielo a specchio, è l'essenza, direi, stessa della la purezza dello spazio, non con senza inquinamento. Vi prego di mantenere un linguaggio accessibile ai nostri ascoltatori, di evitare forzature se possibile. Mi scuso se
Vi dico questo, voi da esperti parlate con il linguaggio che vi è proprio. Noi dobbiamo in qualche maniera mediare attraverso un linguaggio più semplice, più consono a questi mezzi di comunicazione di massa. Ecco, direi meglio. Quando noi facciamo una ripresa filmica, diciamo un filmato, per meglio dire, la essenza e l'importanza delle cose viene evidenziata dalla luce, perché la luce si muove in maniera diciamo omogenea sui corpi, ne viene riflessa e impressiona così il supporto filmico che è la pellicola. Questa luce, l'essenza dell'immagine, nella natura viene disordinatamente riflessa, mentre invece in un contesto urbano dove le linee sono essenziali viene riflessa con una certa plasticità che direi artistica. Don't believe what I see. La prego, può intervenire direttamente perché questa trasmissione è in diretta e quindi i nostri ascoltatori è giusto che seguano il dibattito che continua al di là del microfono quando va la musica. Prego, ingegnere. No, volevo anche puntualizzare il discorso accennato da signor Pucci che riguarda più direttamente la parte cinematografica. Il problema, cioè, del paesaggio non nasce soltanto nel momento di riprenderlo, ma anche nel momento che viene creato. Cioè l'uomo, fin dei conti, che crea plasma, come si diceva prima, il paesaggio. E qui vorrei sottolineare il disagio, mi consenta il termine, la forzatura un po' del termine, a cui si trova di fronte un progettista. Di fronte proprio a questo paesaggio brullo, scarno, dato dalla natura così insignificante, dal verde, gli alberi, è un disturbo. Cioè lei dice che è un disturbo all'arte del creare, chiamiamola così, avere dei riferimenti così piatti che impediscono grossi voli pindalici, grosse espressioni dell'io? Vede, adesso faccio forse un... forse sì, adesso... è una forzatura anche questa, un esempio, guarda, Leonardo dipingendo la sua Gioconda, col lavoro sublime, quello che vuole, partì, io credo, da una tela bianca. Cioè partire da un qualcosa di incontaminato, di pulito, no? Un albero, una collina, un fiume, sono degli ostacoli al paesaggio, e quindi è l'uomo che si deve forzare, adattare, e anche purtroppo a stravolgere quello che è il suo modo di essere, di progettare, di vivere, e adeguarsi a questa natura arcaica, selvaggia, direi. Lei vuol mettere la crudeltà, direi, di la nostra natura, le verdi colline umbre. Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove?